paese dei Balocchi, la grande festa nella Piazza Bambini del Mondo di Fano, compie nel 2024 ben 20 anni. Purtroppo quest'anno a causa del maltempo ha dovuto fermarsi, ma la ripresa è stata straordinaria. A differenza dei precedenti anni, lo spettacolo finale, dal nome Virate Coraggiose, si terrà proprio questa sera, mercoledì 21 agosto, mentre la serata finale sarà il 23 agosto, questo venerdì. Infiniti, virate coraggiose che rilanciano la vita, è proprio il tema della 20ª edizione del Paese dei Balocchi, un tema che sembra essersi riflesso nei fatti anche in queste giornate, perché infatti a causa del maltempo avete dovuto fermarvi e poi ripartire straordinariamente questa sera. Sì, esatto, sembra proprio veramente... Potevamo anche evitarla questa perché è stato complesso anche ripartire, però effettivamente non potevamo fermarci, abbiamo dovuto prendere una decisione coraggiosa 3 giorni fa perché il tempo insomma, dava delle brutte indicazioni e quindi abbiamo virato coraggiosamente e siamo arrivati ad oggi con questa grande ripartenza, con anche i fuochi artificiali che abbiamo dovuto anticipare proprio perché c'era tutti questi cambiamenti hanno creato chiaramente problemi con le aziende e gli artisti, però insomma abbiamo rimesso in piedi il canovaccio iniziale. La festa compie spegne ben 20 candeline, quali sono le principali novità di questa edizione 2024? Sì, ogni anno abbiamo sempre dato al Paese dei Balocchi nuova linfa, nuove cose, a partire dalla balena fino ad arrivare alla casa della Fata Turchina, la casa di Geppetto, il campo dei miracoli, ogni anno aggiungiamo un pezzo, quest'anno abbiamo il ciclotto, ma soprattutto quest'anno abbiamo tanti spettacoli, tanta musica, tanti laboratori, sempre nuovi, sempre dedicati anche in alcuni casi anche al tema dell'anno. Siamo nel cuore del Paese dei Balocchi con uno dei protagonisti di questa fantastica storia, il quale ha forgiato con le sue stesse mani Pinocchio. Quali sono però nello specifico le attività che si svolgono qui all'interno della balena? Allora, all'interno della balena io aspetto Pinocchio. I bambini vengono qui e mi danno notizie di Pinocchio. Io chiedo loro se lo hanno visto. Molti bambini lo hanno già visto nella casa della Fatina, altri gli chiedo se per caso l'hanno visto in giro con il gatto e la volpe. E quindi da qui poi iniziamo a raccontarsi delle storie. Loro raccontano a me e io racconto a loro la mia vita nella balena, come ho perso Pinocchio e come spero e sicuramente ritroverò Pinocchio. Gli chiedo se lo hanno visto burattino o già trasformato in bambino vero. Questo è importante perché se è rimasto burattino vuol dire che ancora ha fatto il birichino. Se si è trasformato in un bambino vero significa che è stato bravo e quindi è un esempio anche per loro, per i bambini. Sembra di poter sentire l'eco da lontano della canzone di Vennato sul gatto e la volpe. Tra tanti sorrisi e grosse risate, cosa sussurrate all'orecchio di questi bambini? Che devo venire, questa è una festa bellissima. Allora, partiamo dal presupposto che i bambini, siccome sanno la storia, quindi loro ci chiedono, all'inizio non vengono venuti perché hanno paura, però noi in questa bella festa siamo anche troppo, siamo buoni. Quello che possiamo dire è che questa festa è bellissima e dovete venire tutti, come facciamo sempre noi? Venite, 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 venite.